Zero lo meritano come per la seconda settimana di fila il giudice sportivo e il comitato regionale, anzi forse doveva essere un meno 3, meno 4. Uno va ai tifosi del Paolisi, perché forse gli episodi sono stati un pochino, un pochino oh, sopravvalutati, però alla fine ci sono stati e quindi sono da condannare. Due alla Bisaccesa in piena crisi di risultati. Il 3 lo do al Serino molto infortunati ma in discesa libera. 4 alle Glanese, eh, me ne scusi il Presidente se è qua, però se andava fatto il cambio doveva essere fatto prima a mio parere. 5 al Grutta che perde punti importantissimi, 6 al Cervinara di Ceramella sulla buona strada dopo un periodo di opacamento, 7 a Russolillo. Col gol di ieri, due gol in due gare, forse è il vero volto del Cervinara attuale. 8 al Solofra, dopo la pareggite torna alla vittoria e quindi... Eh, sicuramente eh, strizza l'occhio alla classifica anche in virtù del ricorso che, deve ancora, che pende ancora eh, in comitato. 9 all'HTV e alla Virtus. Sembra strano che gli do 9, però alla fine, dopo le tante critiche e le tante eh, giornate amare, vincere non tanto per la classifica perché sono in una posizione di classifica tranquilla, ma vincono soprattutto per il morale per arrivare a fine campionato tranquilli e beati. E 10 come non darlo? A Vetrone, al portiere del, del Paolisi, perché se il Paolisi, è pur vero che vinceva 2-0, ma i tre punti secondo me eh, vanno dati solo a lui, al di là del gol di De Rosa, che è un infortunio dell'altro portiere a Badiello, che è uno dei migliori. Però Vetrone merita il 10 questa settimana.